qualunque posto di Milano mi trovo, dico dove voglio andare, mi viene detto il tempo di attesa e quali sono i trasporti pubblici che posso utilizzare da un posto all'altro. Sto parlando di Milano, non della Silicon Valley, quindi non vorrei che vedeste Milano come una roba inaggiungibile. Vi è chiaro? Allora, di questo voglio parlare oggi, per cui quando si parla di internet delle cose, in realtà tutti noi stiamo cominciando ad adottare una nuova terminologia che chiamiamo internet delle persone, perché alla fine siamo noi che siamo diventati perennemente interconnessi e sono le persone che sono interconnesse. Tutto questo determinerà dei cambiamenti particolarmente importanti. Qui vi avevo portato, non so se... Vabbè, chi sono io? Questo ve lo risparmio. Allora, in questo volevo farvi capire perché vi ho fatto una domanda sul telefono e sullo smartphone, per cercare anche un po' di alimentare nella vostra capacità di leggere queste tecnologie, non come pura tecnologia, ma cercare di interpretarne alcuni significati. Chi è la fotografia? Chi è in fotografia? Ok, siete ancora sicuri? Allora, questa è la stessa foto, è la stessa identica foto. Questa foto si chiama immagine ibrida, è stata realizzata dall'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, quindi una delle più prestigiose università tecnologiche al mondo. Naturalmente vi posso augurare di andarci, di andare a fare quantomeno un master, uno stage in quell'università. Io ci sono stato e ci ho lavorato con l'MIT Media Lab per il periodo in cui sono stato a Boston. Questi signori hanno elaborato queste immagini che io riporto, si chiamano immagini ibride, e che sono immagini che in funzione della messa a fuoco, quindi io quello che ho fatto con voi, ho ingrandito l'immagine e ho cambiato la vostra messa a fuoco. Se questa immagine, se voi vi allontanaste, tanto per fare un esempio, più vi allontanate più compare Marilyn e scompare Einstein. Perché uso questa immagine? Perché spingo le persone con questa immagine a capire che in fondo la tecnologia con la quale tutti quanti noi viviamo, quindi lo smartphone, è in realtà un po' come questa immagine. Possiamo vederlo come telefono e quindi sto vedendo semplicemente Marilyn, ma se lo metto a fuoco in una maniera diversa, probabilmente sono in grado di vedere qualcosa di più, cioè vedo Einstein. È semplicemente un problema di messa a fuoco con il quale noi operiamo. Mi fate qualche commento? Non ne avete? Vi convince quello che vi sto dicendo intanto? È chiaro? Bene. Quando si parla di tecnologie digitali, una delle attività sulle quali si viene coinvolti e questa possibilità dell'internet delle persone ve lo darà, e ve lo darà come opportunità anche di fare impresa, come opportunità di sviluppare una vostra professionalità e di svilupparla a livello planetario, quindi non più solo a livello locale, e di qui i sogni ai quali vi invitavo, è quello di pensare alle possibilità di innovare. E l'innovazione ovviamente ha tantissimi significati. Immagino che tutti voi pensiate all'innovazione costantemente, ne sentite tanto parlare. Io qui quello che ho fatto, ne ho portato una definizione. È una definizione che abbiamo condiviso qui a Lanciano lo scorso anno in occasione di alcune attività che abbiamo fatto. E la definizione credo è questo prodotto, questa moltiplicazione, quella X è una moltiplicazione vera e propria. L'innovazione in fondo è creatività per esecuzione. Cosa vuol dire? E quindi anche questo è l'altro invito che vi faccio. È che bisogna essere creativi per fare innovazione. Se pensate ai grandi dell'innovazione, quindi Steve Jobs, abbiamo citato prima, ho parlato di Jack Dorsey, che è quello di Twitter, appunto la persona che ha creato Twitter, sono persone molto creative, ma che hanno una caratteristica estremamente importante e sono anche capaci di alta esecuzione. Questa è un'altra cosa alla quale vi invito. Imparate a fare le cose, non solo a ragionare sulle cose con creatività. Perché di idee oggi ce ne sono tante e in giro per il mondo, vi assicuro, c'è tanta gente che ha delle idee straordinarie. Di queste, ben poche diventano di successo.
il successo dell'Apple, il successo della Microsoft, il successo di Twitter, il successo di Facebook. Sono storie di successo non perché le persone abbiano avuto delle idee che qualche volta non erano così innovative o creative. La verità è che hanno avuto anche delle straordinarie capacità di esecuzione, che significa studiare quello che vi viene insegnato in questa scuola e studiare poi, io mi auguro per tutti voi o per chi è interessato, di studiare in un'università di tipo tecnico, vi consentirà a tutti quanti di apprendere quelle nozioni che sono fondamentali per eseguire quello che voi avete immaginato. Perché solo se sarete in grado di eseguire potrete diventare delle persone di successo. Altrimenti rimarrete dei puri creativi. E di creativi puri ce n'è tanti in giro e serve ben poco. Quindi qualche volta la differenza, anzi, quasi sempre, la differenza la fa questo tema. Adesso, per cercare sempre di venire un po' a questo tema dell'internet delle cose, dell'internet delle persone, proviamo anche qui a ragionare su un tema, tra l'altro. State dicendo a me, non capisco se state parlando con me o tra di voi. Vi faccio vedere. Mi state facendo qualche domanda? No? Allora, prima di farvi vedere quella giornata tipo, che immagino sia una giornata con la quale tutti noi ci confrontiamo, o almeno le persone della mia generazione certamente, qui vi voglio far vedere quello che è accaduto nell'ultimo mese e mezzo, diciamo dal 4 di settembre, per quanto riguarda i nuovi tablet che sono usciti sul mercato. Tutti voi conoscete il significato di tablet, non ne ho dubbi, sapete che questo qui è uno dei più noti, intendo dire l'iPad, ne conoscete almeno le caratteristiche perché è stato certamente quello che ha lanciato il tablet. Sapete a quanti anni fa mi riferisco? Voi sapete quando è nato l'iPad? 70. Prima della guerra, certo. Ragazzi, l'iPad è nato nel 2010, ad aprile del 2010. Sembra una vita, vero? E il motivo per cui voi dite 70, 80, adesso al di là di 42 e di qualche battuta, ma comunque che vi dà l'impressione che siano tanti anni, e che in effetti è un altro tema che vi voglio mettere in evidenza. In questo mondo di internet delle persone, in questo mondo di estrema velocità, stanno accadendo delle cose a una rapidità tale che non ci accorgiamo più di questo fenomeno e della velocità con la quale queste cose stanno accadendo. Cioè, sto parlando del 2010. E se pensate a quello che ho riportato qui, adesso mi spiace, forse non si vedono le date, lì la prima data è il 4 settembre del 2013 e l'ultima è il 22 di ottobre del 2013, quindi una settimana e mezzo fa, due settimane fa, sono usciti in Italia la bellezza di 5 diversi dispositivi che probabilmente ancora sostengono chi li sta vendendo, cambieranno le regole del mercato, solo ed esclusivamente per i tablet. Vi è chiaro? Voi ne avrete sentito parlare, la Samsung è uscita con un Galaxy Note con un certo tipo di processori e caratteristiche in termini di qualità video. Dopodiché è uscita la Microsoft il 23 di settembre con il suo prodotto rinnovato che si chiama Surface. Sapete che la Microsoft sta tentando di competere con i signori della Apple. Poi è uscito Amazon. Tutti voi conoscete Amazon, vero? E Amazon è uscito con il suo prodotto Kindle, che è il nuovo Kindle Fire ad altissima risoluzione e con capacità in termini di microprocessori davvero uniche. Poi alla stessa data, il 22 di ottobre, è uscita la Nokia, che sapete è stata acquistata dalla Microsoft, ed è uscita quindi, benché la Microsoft fosse uscita con il suo prodotto, è uscita con il suo Nokia Lumia 2520, che è un nuovo tablet,
insieme ai nuovi iPad che si chiamano iPad Air. Questo è quello che accade nel mercato italiano in un mese e mezzo. Voi tutti quanti siete abituati oramai a vivere con queste velocità. Capite che bisogna avere e avete queste rapidità con le quali accadono questi fenomeni nel mondo dell'elettronica digitale. Sono esattamente l'opportunità che io vi vorrei trasmettere e che voi avete, perché quella creatività di cui vi parlavo prima, in termini di innovazione, è esattamente la caratteristica che voi avete, perché siete giovani. E quindi sapete come meglio poter utilizzare questi strumenti, con delle caratteristiche che questi strumenti hanno e che si possono portare in molti contesti, dalla scuola, per quanto riguarda l'uso alternativo ai libri di testo, alla possibilità di utilizzarlo in tanti altri contesti che possono essere quelli della vita personale o professionale di ciascuno di noi. Interessante questo scenario, vero? Qualcuno di voi segue questi scenari, li vive, acquista questi prodotti con frequenza? So che costano, quindi questi qui vengono lanciati con molta frequenza, ma quanti di voi hanno un tablet, tanto per capirci, così almeno abbiamo, e sugli smartphone i numeri erano importanti, sui tablet un po' meno, però li conoscete, vero? Quanti sono secondo voi i tablet, qual è il tablet più venduto in Italia? Allora, questo è nel mondo. E come vedete nel mondo, la Apple, per quanto riguarda il brand, ne ha venduti quest'anno, vedete, nella parte a sinistra. Lo leggete? 14,6 milioni di pezzi. A seguire Samsung, Asus, Lenovo, Acer e poi ce ne sono altri. Se vedete però invece il sistema operativo più usato è quello di Android. Prego, dimmi. Perché l'Android ce l'hanno quasi tutti gli altri. Bravissimo. E sai dirci perché ce l'hanno tutti gli altri? No, dai, non rispondete così, perché non è, dai, perché secondo me ce l'hai ben chiaro. È economico, bravo. Bravo, perché sai, dire schifo alla Google, vorrei io far schifo come loro in termini di ricchezza, intendo dire, lo sai bene quanto sono ricchi, tra l'altro li conosco bene, io ho mio fratello che tra l'altro anche lui, francese da vera, che ha studiato appunto insieme a tutti in queste scuole e che è in Google in questo momento negli Stati Uniti, in Silicon Valley. Quindi Android, come dice il nostro collega, il vostro collega, non mio, ahimè, lo dico ahimè, come dice il vostro collega, Android è economico, è vero, questo ha determinato il suo successo, in realtà è addirittura gratuito in molti casi, quindi mentre iPad non solo non è gratuito, ma, o meglio, iOS, scusatemi, il sistema operativo che gira sui prodotti della Apple, è disponibile esclusivamente sui prodotti della Apple. Questo ne fa una bella caratteristica. Solo per darvi un numero, secondo voi quanti sono gli smartphone venduti nel mondo, i più venduti? Qualcuno potrebbe dire l'iPhone, come vedete, è Samsung che oramai ha superato i numeri della Apple. Aiutatemi a capire cosa dite, perché non capisco se volete intervenire o se è solo rumore di fondo. Dite. Ok. Allora, per finire con l'Italia, così almeno guardiamo anche qualche numero, questo è solo per darvi una proiezione che è stata fatta dall'Osservatorio del Politecnico di Milano fino al 2015 del numero degli smartphone che verranno, che esisteranno come installati, disponibili in Italia nel 2015. Vi invito a leggere i numeri, per gli smartphone si parla di 52 milioni di pezzi. Sapete quanti abitanti siamo in Italia?
Quindi questo significherà che la prossima, nel 2015, quando vi chiederò, se tornerò qui o chiederò ai vostri colleghi del quinto anno quanti di voi hanno uno smartphone, ci aspettiamo che la risposta sia del 100% delle persone presenti. E come vedete, per i tablet si prevedono 15 milioni di pezzi. Che significa tutto questo? Che oggi, rispetto alla generazione, quella mia, e quella, fatemi dire, di alcuni anni fa, cioè prima del 2010, o se volete prima del 2007, perché sapete che l'iPhone è nato nel 2007, quindi anche questo, così vi do una data che vi fa capire che sto parlando di qualche anno fa, non sto parlando di prima della guerra, come la battuta che era avvenuta prima. Bene, quello che vi voglio portare in evidenza è che la quantità di questi prodotti oggi è così elevata che fa sì che si sta spostando la concentrazione nostra delle attività che noi facciamo e che facevamo sui laptop, sui desktop, cioè questi oggetti che io ho qui e che sto utilizzando. La mia generazione ha lavorato su questi oggetti. Bene, oggi quello che si sta facendo è che in realtà si lavora su prodotti mobili. Tant'è vero che la strategia delle imprese è quello a quale voi dovete guardare e che rappresenta una straordinaria opportunità per la vostra creatività, è quello di pensare a quello che io chiamo mobile first, cioè cominciate a pensare prima di tutto al mobile, non al laptop, non al desktop. Il web, qualcuno diceva, è morto. Ora in realtà è un termine estremo, ma il concetto del web deve assolutamente passare dalle applicazioni mobili, dalle applicazioni sugli smartphone e i laptop. E il motivo è per i numeri che avete visto prima. E a questi numeri aggiungo anche altre considerazioni, che se voi vedete la quantità di utilizzo che si fa, ad esempio, di accesso ai video, YouTube, tanto per citarne uno, ma non solo, attraverso i dispositivi, oggi non è più attraverso i laptop o i desktop, ma è fatto attraverso i tablet e gli smartphone. Che significa che se voi dovete pensare a delle soluzioni, se voi dovete pensare per il vostro lavoro a qualcosa che dovete presentare alle vostre imprese, vi prego di tener conto che voi stessi, perché voi siete anche i consumatori poi, voi siete quelli che accedono a quel tipo di informazione, voi stessi utilizzerete per prima i dispositivi mobili e poi forse utilizzerete dispositivi come questo. E siete convinti? Eh? Ed è chiaro che ne siate convinti ancora di più se vi racconto che questa è la giornata tipo della persona che è abbastanza digitale come me, ma che in qualche modo lo siete anche voi, ora chi più chi meno. Al mattino ci si alza e io leggo i miei sei quotidiani di cui sono abbonato sul mio tablet, cioè faccio colazione con il tablet. Ho finalmente la possibilità di avere il giornale fresco, che non mi sarebbe mai arrivato, ce l'ho sul tavolo alle 5:30 del mattino e leggo i giornali, i quotidiani, cosa che prima non potevo fare perché poi in edicola uno non compra sui quotidiani, perché nel momento in cui arriva all'edicola, capite che quando poi stiamo all'edicola è già tardi, poi devo entrare al lavoro. E non è che poi io al lavoro mi posso mettere a leggere sui quotidiani, abbiamo tutti quanti altro da fare. Quando poi lascio la colazione, mi vesto e mi preparo ed esco e uso i mezzi di trasporto, non posso usare in metropolitana a Milano il mio tablet. Cosa uso? Lo smartphone. E io continuo a fare quello che dicevi tu, quando dicevi mando i messaggi ai miei colleghi, amici, leggo delle informazioni, continuo degli approfondimenti che avevo letto. Dopodiché arrivo in ufficio e qui la cosa interessante, in ufficio uso il laptop e il desktop. Perché? Perché poi ho bisogno di una tastiera, vero? Quando devo scrivere molto, devo fare delle operazioni come quelle tecniche che qualche volta voi dovete fare, avete bisogno di un mouse spesso, corretto? Quindi lì è chiaro che c'è bisogno di quel tipo di strumento. Poi andate in un meeting,
Beh, riportate il tablet, andate a pranzo, riportate lo smartphone, poi ritornate, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a casa la sera e o usate la televisione digitale, o per chi non ha la televisione digitale, usa in realtà, mentre sta vedendo una trasmissione, comincia a comunicare con gli amici col suo smartphone, corretto? Quando io vedo la partita, ovviamente c'è la provocazione, io sono un juventino e lancianese, ovviamente. E lancianese, aggiungo per evitare fischi e assalti. E quindi è chiaro che uso questo strumento per condividere. Poi quando vado a letto uso il mio e-reader, cioè io i miei libri ce li ho tutti quanti sul tablet o su un altro strumento che si chiama e-reader. Capite che questa qui può essere vista come una vita molto brutta. Ragazzi, scusate, però comprendete che effetto sta creando in quella che io chiamo continuità digitale, il tema con il quale siamo partiti come titolo di questo incontro, che era Internet delle cose e Internet delle persone. Vedete che io e che tutti voi siete continuamente connessi e siete connessi tipicamente con strumenti anche diversi. Un'altra caratteristica rispetto alla vostra generazione, quella della mia generazione, è che io, che ho lavorato abbastanza negli Stati Uniti, anche molto negli Stati Uniti, c'è stato tutto un periodo di tempo, intorno alla fine degli anni 90, quindi prima del 2000, in cui avevamo tutti quanti la convinzione che ci sarebbe stato un solo device. Cioè, c'era una lotta tra chi diceva ci sarà lo smartphone, chi diceva ci saranno i tablet, chi diceva ci saranno solo le televisioni, chi diceva ci saranno solo i desktop. Chiaro? Cioè si pensava che ce ne sarebbe stato uno solo. La verità è questa, almeno oggi, è questa. È che io quando sto in metropolitana questo oggetto non ci entra, ma non ci entra perché c'ho tutta la gente accalcata. Qui non posso stare con un tablet a giocare, mentre con lo smartphone lo faccio molto semplicemente. Chiaro? In ufficio posso aprire un laptop, non mi dà alcun fastidio, anzi è particolarmente utile. Cioè si sta creando una continuità digitale con prodotti differenti. Questa è una straordinaria opportunità che avete, perché la mia generazione questa roba non l'ha ancora capita. E per mia generazione, dico me, Gianni, Francesco, non l'abbiamo capita. Non l'abbiamo capita, ma non perché ve la sto raccontando, quindi mi direste, Vincenzo, ce la stai anche dicendo, è che in realtà non ne abbiamo capito appieno le potenzialità. E una di queste, solo per citarvela, è come stanno cambiando i libri, che è una delle attività che in questo momento sto facendo e che mi vede coinvolto a livello internazionale. O come sta cambiando il contenuto di un libro. Vi porto qui l'esempio di Ken Follett, I pilastri della Terra, non so quanti di voi l'hanno letto, un libro di grande successo di Ken Follett, venduto in molti milioni di copie nel mondo. Quella lì è carta, la carta ha tutta una serie di caratteristiche che tutti voi conoscete bene, quindi non ve lo devo dire. Cos'è successo? Che Ken Follett ha preso quel contenuto e prima di tutto l'ha digitalizzato, cioè ha fatto sì che potesse essere letto da questo strumento. Questo non so quanti di voi lo conoscono, ma si chiama Kindle, e non è esattamente un tablet come l'iPad o come il Kindle Fire o come altri, perché questa è una caratteristica per quelli di voi che fanno elettronica. Non so quanti ci sono qui dentro che fanno elettronica, quindi non i meccanici, ma c'è un gruppo di elettronici, giusto? Per quelli di voi che sapete che questo non è uno schermo a cristalli liquidi o a LED, adesso ce ne sono di varie tecnologie, quindi retroilluminato. Questo schermo ha delle caratteristiche particolari, che si chiama inchiostro elettronico, che non è retroilluminato, per cui senza luce non lo vedete, ma una caratteristica estremamente importante che prima di tutto riposa la vista, primo, quindi non mi affatica la vista per la retroilluminazione, quella che in questo momento c'è negli schermi che sto utilizzando, anche quelli dei nostri smartphone, tanto per capirci. E in più, soprattutto, non ha consumo di batterie. Per cui io, sapete che quando leggo un libro, e il libro è un'attività che ha un tempo molto lungo,
Io a volte sto su una pagina perché la voglio rileggere, se poi è un saggio probabilmente voglio capirla, se è un libro scolastico devo studiarla e quindi devo rileggere più volte. Capite che questi strumenti non si prestano, perché il consumo di energia che hanno è tale che poi vi ritrovereste, se non avete un modo per alimentarlo, è chiaro, a non poter più continuare a leggerlo. Questi sistemi invece sono particolarmente interessanti. Torniamo a Ken Follett. Ken Follett quindi l'ha realizzato per questo tipo di tecnologie. Vincenzo, puoi dare un po' su questa cosa le differenze di durata di una batteria? Sì. Ecco, le differenze, quindi grazie Gianni, la caratteristica già, voi sapete che le batterie o la durata di vita di un prodotto digitale viene sempre espresso in un'unità di misura che è il tempo, giusto? Ore, giorni, quindi in idle, quindi se è in una situazione di non uso intenso, 12 ore, 24 ore, magari, esatto. Questo sistema, proprio perché non è retroilluminato e ha queste caratteristiche particolari per cui si impressiona lo schermo, lo schermo viene impressionato con il testo che lì è riportato, solo nel momento in cui gli viene data un'informazione dicendo scrivi questo testo sullo schermo. Dopodiché il sistema si spegne letteralmente e lo schermo rimane impresso. Esattamente come l'inchiostro, solo che essendo un inchiostro elettronico io poi posso cancellarlo e riscriverlo. Questa operazione fa sì che la durata della batteria di quell'oggetto non è più in tempo, ma in numero di pagine. Per cui oggi quell'oggetto, viene detto, non dura un giorno, due giorni, dura 7000 pagine. Dopodiché se te sei un lettore voracissimo e leggi 7000 pagine in un'ora, ti dura un'ora, sapete che è piuttosto improbabile, altrimenti dura un mese questa roba qua, la carica della batteria di questo genere, che è qualcosa di estremamente interessante per alcuni usi. Uno è quello che vi ho appena detto, ma oggi giovani come voi, quando escono dalle scuole anche come questa o quando all'università affrontano questi temi con nuovi progetti, stanno pensando ad esempio alle etichette elettroniche da mettere nei supermercati. Sapete, l'etichetta del prezzo, che invece che farla cartacea, che quindi ogni volta poi qualcuno la deve andare a cambiare, la deve aggiustare, può essere anche quella, in questo mondo dell'internet delle cose, un sistema comandato a distanza che consuma molto poco, capite? Perché il problema di quello retroilluminato è che io non potevo fare etichette in LCD, tanto per capirci, perché sennò dovevo mettere l'alimentazione in ogni etichetta per star viva una giornata dentro un supermercato. Sapete cosa stanno facendo con questa tecnologia? I cartelloni pubblicitari 3x6 metri, perché vengono impressionati da un comando che fa sì che io veda la pubblicità. Quella di prima la chiamo la liquidità del contenuto, cioè voi siete di fronte a una continuità digitale che ha reso liquido il contenuto. Perché dico liquido il contenuto? E qui vi prego, non è semplicemente un termine gratuito inventato. È liquido perché, come un liquido, quando lo inserite in un contenitore, il liquido, sapete, si adatta alla forma del contenitore, giusto? L'acqua non è, la mettete in qualunque forma di bottiglia, si adatta. Il libro, che era pensato in una forma statica, quel libro lì è un oggetto statico che non si adatta a nulla perché è cartaceo, è stato pensato per la carta. Quando arriva nei dispositivi digitali, in quelli che voi, perché siete giovani, dovete governare, capite che ha un significato completamente diverso. Devo fare in modo che si adatti al contenitore. E non è solamente che l'ho reso digitale, per cui io prendo il testo e lo leggo. Probabilmente voglio vedere un video, probabilmente voglio un'interazione, voglio una comunicazione con i miei amici. Immaginate la parte scolastica su questi prodotti. Che effetto avrà? Io lo vedo con mia figlia. Mia figlia è a Bocconi adesso. Cioè lei studia in una maniera che è totalmente diversa da quella della generazione mia di Gianni. Totalmente diversa.
Cioè lei comunica, ha tutta una serie di strumenti con i quali interagisce con i colleghi. Oramai studiano in gruppo, io quando studiavo all'università era un'occasione per stare insieme con gli amici, loro studiano ma con sistemi che sono messi a disposizione da Bocconi per creare aule virtuali. E so che anche qui state facendo degli ottimi esperimenti. Che cosa sta accadendo quindi nel vostro mondo, per cui vi invito a ragionare? Quello che si sta esaltando è l'aspetto del mobile, lo abbiamo detto, pensate ai tablet e pensate agli smartphone. Il social, questo è l'altro tema chiave. Oggi tutto passa attraverso una relazione con tutte le persone che sono connesse. E quindi si sta arricchendo in una maniera completamente nuova questo sistema. E dopodiché il local. Perché dico il local? Vediamo adesso, perché Gianni mi chiederà, sono sicuro. Cosa ha come sensore questo oggetto, lo smartphone? Un sensore particolarmente interessante. Conoscete, avete detto? Il GPS. Tutti sapete cos'è il GPS, quindi vi risparmio la spiegazione su questo oggetto, Su che cos'è questo sensore? Bene, questo sensore ci permette di essere posizionati e vi permetterà, nel momento in cui voglio presentare un'informazione, interagire, sapere dove sono. Questo può cambiare in maniera significativa le modalità con le quali voi interagite con i clienti, gli utenti. Vi è chiaro? Passo davanti a un negozio, ora lo so che sto passando davanti a quel negozio. E se quel negozio vuol darmi un'informazione, potrebbe farlo, naturalmente a condizione che io lo autorizzi, perché poi siamo nel rispetto della privacy. Ma nell'ipotesi che io lo voglia fare e voglio ricevere una promozione, questo oggi può essere fatto. Allora adesso vi racconto una cosa. Questo che ho in mano è l'iPhone 5S, l'ultimo appena uscito. Sapete che ha una caratteristica per leggere le impronte digitali mie, e per cui finalmente questo, se lo lascio qui, non potete usarlo perché naturalmente non riconosce la vostra impronta digitale. L'ho settata bene. Queste sono le caratteristiche più note. Poi ho una videocamera, la slow motion, quindi mi permette di fare i video in altissima risoluzione, a rallenti, vabbè, le solite storie che tanto voi conoscete meglio di me. C'è una caratteristica, e ne parlo perché sto parlando del local, che neanche la Apple ha pubblicizzato, ma ve la dico. Questo oggetto ha inserito al suo interno una nuova tecnologia che si chiama iBeacon, scritto iBeacon, iBeacon. Che cos'è? È una tecnologia per l'utilizzo del Bluetooth a basso consumo energetico. Per cui se qualcuno di voi si compra questo oggetto, vedrà che se anche voi spegnete il Bluetooth, che voi sapete ha un alto consumo di batteria, questo lo riaccende, e riaccende la versione a bassa energia. Perché, direte voi? Perché il GPS, come tutti sapete, qui fuori è abbastanza preciso. Sapete che la precisione è dell'ordine di 10 metri, 20 metri, a seconda del numero di satelliti che riesco, con i quali riesco a interagire. La verità è che quando sto in ambienti chiusi non riesco più a essere, vero? Cioè il GPS non funziona più. Bene, in Apple hanno detto dobbiamo risolvere questo problema. Con iBeacon loro sono diventati precisi all'interno di ambienti chiusi sulla mia posizione dell'ordine di centimetri all'interno di un ambiente chiuso. Sapete cosa vuol dire questo? Che io non solo posso essere intercettato quando sono vicino al negozio e mi sto avvicinando, allora il negozio mi può dire: Vincenzo, vieni dentro che ti offro questo prodotto alla metà del prezzo. Il problema è che quando entro, se il GPS non riesce più a controllarmi e se il negozio è molto grande, ad esempio un supermercato, io non so neanche dov'è il prodotto, vero? Perché poi lo vado a cercare, il supermercato è grande, ma o il centro commerciale, dove diavolo sarà questo prodotto, mi ha fatto entrare ma non so chi lo vende e dov'è la promozione. Bene, qui siamo a livello di centimetri. Vi è chiara l'opportunità come cambia? Cioè quello che sta accadendo oggi
E con questo chiudo. Quello che sta accadendo è che oggi si parla di showrooming. Io mi scuso, ma voi tanto dovrete avere a che fare con termini inglesi, lo dico, ci piaccia o no, quindi così sarà nella nostra, così sarà nella vostra futuro professionale, almeno quello professionale. Salvaguardate l'italiano per quanto riguarda e studiatelo, perché anche quello deve essere rispettato. E come sta cambiando il comportamento di spesa delle persone? E quindi racconto una cosa che sta facendo Amazon. Amazon la conoscete tutti, vero? Negli Stati Uniti ha realizzato un'applicazione che ha messo sugli smartphone, che si chiama Flow, non è disponibile in Italia, quindi non la potete scaricare. Questa applicazione è un'applicazione che voi lanciate e la videocamera, quando passa davanti a qualunque prodotto, quando siete dentro un supermercato, quindi qualunque, non c'è bisogno di vedere il barcode per capirci, perché quella è già un'operazione difficile, devo prendere il prodotto, mettermi nel leggere il barcode. No, lui riconosce il prodotto, proprio lo riconosce dal punto di vista fisico e dice: questa è acqua minerale Ferrarelle, adesso invento una cosa qualsiasi. Bene, se sei interessato ad acquistarla, sappi che Amazon te la vende alla metà del prezzo del negozio in cui ti trovi e te la manda a casa fra 6 ore. Ti è chiaro cosa sta accadendo? Allora, quello che sta accadendo è che le persone entrano nei negozi, perché voi entrate nel negozio, vedete il prodotto, vi piace, e poi c'è qualcuno che vi sta dicendo, attraverso i prodotti che voi utilizzate: guarda che te lo faccio pagare di meno e te lo mando pure a casa, quindi non c'è neanche lo sforzo di portartelo dietro, e me lo paghi tra l'altro con carta di credito fra 20 giorni. La cosa vi fa sorridere, la cosa sta creando una guerra digitale all'interno dei negozi. Io volevo trasferirvi questi concetti, spero Gianni di aver dato un senso di quello che sta accadendo in quello che si chiama internet delle persone. Vi è chiaro perché si chiama internet delle persone? Perché oramai siamo, signori, scusate, sto chiudendo, vi lascio, avete ragione e non voglio disturbarvi di più, però vi è chiaro che opportunità straordinaria voi avete, che è quello di capire come utilizzare questi strumenti. Fatelo, perché voi avete la possibilità di capirlo. La nostra generazione, intendo dire, noi, per noi è più complesso, noi siamo abituati ad un certo tipo di strumenti, voi ne avete le potenzialità, continuate a sognare, vi prego, siate curiosi e sfruttate la digitalizzazione, che voi siate meccanici, elettronici, non ha importanza, non ha importanza, perché per quello che vi ho detto la digitalizzazione sarà presente dappertutto, usatela per il vostro futuro e per darvi una straordinaria occasione di crescita. Grazie. Allora ragazzi, un bel applauso per il Cercolucci, ci ha trasmesso l'entusiasmo dell'innovazione, ci ha fatto vedere che l'innovazione oggi veramente la troviamo in ogni angolo della nostra vita. Avete visto come tutto ciò che riguarda l'innovazione del settore della digitalizzazione permea i mercati, il nostro modo di vivere, eccetera. Questo vuol dire che la nostra scuola, se lavora in tal senso, sta lavorando, diciamo, verso quella destinazione futuro che è stato lo slogan con il quale ci siamo voluti caratterizzare come scuola, e oggi questa destinazione futuro ci ha indicato una delle strade, una delle vie maestre per continuare a volare, il sogno di Leonardo, continuare a volare non più con quei modellini di aereo per i quali noi abbiamo ideato il progetto di ricordare i 50 anni di questa scuola quest'anno, ma anche continuare a volare in un'altra era, l'era appunto dell'elettronica, del digitale.
Penso che sia la prima volta che i ragazzi suonati alla ricreazione non sono usciti. E per questo voglio ringraziarvi ragazzi per la... Grazie a voi. Chiedo ai colleghi di tornarci un attimo così scambiamo qualche parola con il nostro amico Vincenzo. Non ho detto nella presentazione che Vincenzo ha detto il partito da Lanciano è andato fuori per il mondo, ha fatto cose molto egregie e continua a farle. Due anni fa ha ricevuto un premio importante per il nostro territorio, che è il Frentano d'Oro, cioè il premio che viene attribuito di tutto il territorio della Frentania a colui che meglio sta esprimendo diciamo la lancianesità o l'appartenenza a questo territorio al mondo. Vincenzo sta... Penso che continuerà a viaggiare insieme a noi ed accompagnarci anche in una serie di cose che sono già cominciate a entrare nella nostra scuola. Vi ricordo che noi abbiamo la prima biblioteca online d'Italia, abbiamo i tablet, l'uso della scuola, abbiamo la possibilità di lavorare con gli book reader, per cui abbiamo iniziato questo cammino. Ci rimane tanto da fare, ma avete visto tante idee in poco tempo, come ci consentono e ci aprono altre prospettive di sviluppo e di viaggio. Grazie a tutti voi.